forindustry.tv. Green innovation, quando la sostenibilità diventa business, anche di questo si parla al MaxPay 2018. Luca Dal Fabbro, GRT Group, lei ha scritto un libro dal titolo L'economia del girotondo. Come ha affrontato la tematica, il paradigma dell'economia circolare nell'ambito di questo libro? In modo diverso rispetto al passato, ho preso in esame sostanzialmente i nuovi macro trend. Quindi non solo il problema delle microplastiche negli oceani, ma anche come risolvere il problema dell'inquinamento dello spazio, i debris aerospaziali. Sta per cascare un satellite cinese proprio sull'Emilia Romagna, dicono, nei prossimi giorni a Pasqua. Sono problemi sottovalutati, si parla molto di CO2, di emissioni di CO2 nel mondo. La conferenza di Parigi si è concentrata sostanzialmente sul riscaldamento globale. Io penso che un po' di attenzione vada dedicata anche al problema delle microplastiche, al problema dell'inquinamento degli spazi, all'impatto che possono avere nuove forme di consumo nel nostro ambiente. Oggi mangiare il sushi è di moda, ma sta diventando pericoloso. La microplastica di per sé non è pericolosa, ma la microplastica assorbe il PCB, che è un materiale altamente cancerogeno, negli oceani, e noi ci mangiamo il PCB. Nel 2050 ci sarà più plastica che pesce negli oceani, in termini di peso. Quindi siamo di fronte a una tragedia ambientale sottovalutata, sottopesata, poco affrontata, ma che nei prossimi anni diventerà al top dell'agenda dei governi e della politica mondiale. Può citare qualche esempio concreto su come risolvere questi problemi legati alla sostenibilità? Direi due esempi molto concreti. Il primo, pensare al prodotto non più come usa e getta, ma come qualcosa da riutilizzare. E quindi un ciclo continuo. La plastica usa e getta non deve essere più commercializzata. La plastica che può essere riutilizzata, reinventata, riempiegata e non va quindi nei mari o non va nelle discariche, invece, perché no, può essere utilizzata. Secondo motivo è trasformare la plastica in combustibile. La pirolisi, per esempio, che è un processo che la mia azienda sta sviluppando con due impianti in Italia, è un classico esempio. Noi produciamo del diesel dalla plastica che non si può riciclare, il plasmix o il multifilamento, come si dice, e produciamo un diesel che non ha neanche lo zolfo, perché ha zero contenuto di zolfo, quindi un diesel ancora migliore. Quindi questi sono gli esempi virtuosi che dovrebbero essere sviluppati e portati avanti. Ce ne sono tanti altri, ovviamente.